Giulietta vede cadere la città, divelte le porte del palazzo e il nemico dentro le stanze. Priam, il vecchio re sulle spalle tremanti di vecchiaia, indossa le inutili armi e avanti si spinge in mezzo ai nemici per morire. Al centro della casa, sotto la nuda volta del cielo, vi era un lauro antichissimo che, piegandosi sull'ara, abbracciava con la sua ombra i penati. Qui, Ecuba e le figlie, come colombe travolte in fuga dalla tempesta, strette l'una all'altra, sedevano in vano intorno all'altare, abbracciando le immagini degli dèi. E quando Ecuba vide suo marito Priamo con le armi giovanili in pugno, gli grida: «Sventurato marito mio! Dove corri? Qui non servono più questi aiuti, queste difese, no! Neppure se il nostro Ettore fosse ancora in vita. Vieni qui, dunque. Questo altare ci proteggerà tutti. Oppure moriremo insieme». E parlandogli attirò a sé il Meliardo. Ma ecco Polite, uno dei figlioli di Priamo, scampato al massacro di Pirro, fuggire ferito tra le armi e i nemici lungo i portici del palazzo deserto. Accanito, Pirro lo insegue con le armi spianate, lo afferra, lo preme con l'asta. Quando Polite giunse davanti agli occhi dei suoi genitori, cadde in un fiume di sangue ed esalò la vita. Allora Priamo, vedendo il figlio trucidato, non riesce a trattenersi. «Per questo delitto!» grida. «Per questa tua infamia! Se vi è una giustizia in cielo, gli dèi ti rendano il premio che meriti per aver imposto ai miei occhi l'agonia di un figlio, per aver straziato il volto di un padre con la morte sua. Achille, da cui tu dici di essere nato, Achille non agì così verso il nemico, ma lui rispettò i diritti, la fede di chi prega, restituendomi il corpo di Ettore per una degna sepoltura e permettendogli di dargli una degna sepoltura». Così gridava il vecchio, e senza forza scagliò la sua spada in offensiva che sordamente fu respinta dal bronzo dello scudo, priva di efficacia, appesa. E Pirro: «Vattene dunque da mio padre, da Achille, a riferire queste cose e rammentati di narrargli le mie atrocità. Sì, di Pirro, questo figlio degenere, ora muori!» E urlando lo trascinò tremante, malfermo, in mezzo al sangue del figlio. Poi, afferrato per i capelli, sguainata in un lampo la spada con la destra e la immersa nel fianco. Io fui preso da un orrore senza fine, impietrito quando vidi quel vecchio re esalare la vita così crudelmente. Mi tornò in mente il volto amato di mio padre, mi tornò a mente mia moglie Creusa lasciata sola, la casa distrutta, la sorte del piccolo Ascanio. Mi guardo intorno, cerco di capire quanti uomini ancora mi seguono stremati. Tutti mi hanno abbandonato, chi lanciandosi con un salto nel vuoto, chi avvilito tra le fiamme. Solo. Ero rimasto solo. Quando, in un angolo appartato del tempio di Vesta, nascosta e silenziosa, scorgo la figlia di Tindaro, Elena. Temendo l'odio dei troiani per quelle rovine, la vendetta dei greci e l'ira dello sposo abbandonato, quella furia maledetta di Troia e della patria sedeva nascosta presso l'altare. Il cuore arde di furore, ma sale la rabbia di punire il suo delitto, di vendicare la patria che rovina. Dopo tutto questo, a causa sua, incolume lei potrà dunque rivedere la patria, la sua Sparta, e in trionfo ritornare regina seguita da una folla di schiavi e servi troiani. No,
no di certo. Anche se non vi è alcun onore nel punire una donna, vi loderanno per aver spetto col castigo che merita questa infame. Erano proprio questi i miei pensieri. Poi però, tra le tenebre, in uno splendore di luce vivida come mai prima d'allora, dolcissima, apparve mia madre e, afferrandomi la mano, rivelò quel volto divino, caro ai celesti. Quale indomabile dolore, figlio mio, può darti tanta collera? Perché questo furore? Dov'è fuggito il tuo amore per noi? Non vorrai prima vedere dove hai lasciato stremato dagli anni tuo padre Anchise? O se ancora siano vivi Creusa, la tua sposa, e il piccolo Ascanio? Se non fosse l'amore mio a proteggerli, già mi avrebbero arsi le fiamme, trafitti le spade nemiche. Non è la bellezza odiosa di Elena, come tu credi, ad avere abbattuto e rovesciato dall'alto il potere di Troia, ma la versione degli dèi. Guarda, qui dove vedi case in rovina e pietre divelte da pietre, Nettuno scuote col suo grande tridente le mura, ne scalza le fondamenta e dalla base distrugge l'intera città. Voltati, sulla cima della rocca già domina Minerva. Fuggi dunque, figlio mio, e poni fine all'affanno. Io non ti sarò lontana, ti condurrò illeso alla casa paterna.